Secondo me è interessante guardare questa dinamica dell'oro e del Bitcoin, perché stanno tornando a lavorare come succedanei. Nel momento in cui il Bitcoin ha un bel momentum rialzista e poca vola, viene preferito nelle asset allocation. Nel momento in cui la sua funzione viene posta in grosso dubbio, ritorna al forte interesse sull'oro. Quindi l'oro adesso beneficia sia dell'uscita da Bitcoin, sia di uno scenario caratterizzato da timori inflazionistici associati però a tassi di interesse bassi, e questo lo premia in modo indiscusso. Però nel momento in cui, come dicevo prima, i tassi di interesse dovessero iniziare a salire perché scontano un atteggiamento più restrittivo da parte delle banche centrali, secondo me potremmo assistere a vendite sull'oro, vendite sui tech, vendite sui bond e un ritorno di interesse sui Bitcoin, che a quel punto tornano ad essere visti come quell'asset class su cui investire per proteggersi dall'inflazione, dato che il ritorno atteso, ponderato per la vola, potrebbe essere più interessante di quanto non sia l'oro. Tra l'altro si parla tanto della vola dell'investimento sul Bitcoin, della sua rischiosità, però da che mondo è mondo, la bontà di un investimento viene valutata ponderandola per la vola e per il rendimento, cioè ponderando il rendimento per la vola. E quindi è vero che l'investimento in Bitcoin è molto rischioso, è vero anche che ha generato dei rendimenti che fanno sì che il suo Sharpe ratio sia migliore di quello di Tesla. Quindi questo per dire che in certe situazioni si guardano solamente le performance negative senza avere una picture complessiva positiva. Quello che ha fatto per esempio Tesla, se vogliamo, non è tanto diverso da quello che ha fatto Bitcoin in termini di performance. Però, se si guarda il rapporto in termini di Sharpe ratio, è molto meglio l'investimento in Bitcoin quanto non sia quello in Tesla. È molto meglio l'investimento in Bitcoin quanto non sia l'investimento sullo Standard & Poor's, sempre ponderando, ripeto, il rendimento per la vola. Quindi, questo vuol dire che un investitore accorto che avesse ponderato adeguatamente le quantità in base alla volatilità, e cioè al rischio, avrebbe ottenuto migliori risultati nel medio periodo investendo in Bitcoin rispetto a quelli che avrebbe ottenuto investendo in Tesla o o nel mercato americano. Quindi tutto questo per dire che adesso in questo periodo Bitcoin viene completamente attaccato, perché comunque ci sono state una serie di notizie negative che però hanno messo in discussione la sua funzione come moneta, come strumento di pagamento. Ma il Bitcoin nei mercati finanziari è anche, secondo quello che sta accadendo, è anche un asset finanziaria. Nel momento in cui viene considerato come asset finanziaria, deve seguire le logiche delle asset class. E quindi secondo me ci potrebbe essere un ritorno di interesse nel momento in cui oro e equity, soprattutto tech, perdono di appealing, e questo accadrà quando i tassi di interesse della curva americana riprenderanno a salire. Benissimo Paolo, grazie mille.